Sottopiatto, la rubrica enogastronomica di Emilia Senzale. Gigi Cacialli, pizzaiolo titolare del figlio del presidente qui in Via Duomo a Napoli, una pizzeria solare, solare per il titolare, solare per i colori gialli di questa pizzeria. Una buonissima pizza tra l'altro, ma voglio parlare un attimo prima del pizzaiolo Gigi. Come è iniziato questo mestiere, la storia di tuo padre che ora tramandi al gatto figlio Ernesto Junior? Sì, allora Gigi è un ragazzo come tanti altri di questa città, uno scugnizzo che è cresciuto per i vicoli, giocando a pallone con tutte le cose che fanno i bambini normalmente. E niente, con la particolarità di essere nato comunque in una famiglia dove si fanno pizze comunque da 50 anni, quindi per me non è stato difficile appassionarmi a questa cosa, perché la mattina prima di andare a scuola passavo a fare colazione in pizzeria, uscivo dalla scuola e mangiavo pizze, quindi è stato per me proprio naturale crescere con questa passione, che poi ho trasmesso anche a mio figlio Ernesto, che attualmente ha 11 anni e fa cose che io a 11 anni non facevo. Quindi perché è un maestro di pizza acrobatica, poi Ernesto, sì, Junior, diciamo. è un piccolo maestro che comunque si diverte e fa traffico. Quando lui si mette con questa macchina blocca il traffico qui su Via Duomo. Io ne sono molto felice. Perfetto, e vogliamo aprire una parentesi molto dolce su tuo padre Ernesto Cacialli, che ti ha tramandato questa tradizione da pizzaiolo, insomma, questo amore per la pizza. Sì, papà è stato un grande maestro, però io lo vedevo come papà, quindi a volte non lo capivo. Poi l'ho capito, come tutti i grandi, l'ho capito dopo la sua morte, quello che effettivamente era lui. Io non capivo la sua severità verso di me, perché magari diceva tante cose, quindi poi, ecco qua, ho capito dopo la sua morte perché lui era verso di me un pochino più aggressivo, lo facevo per farmi capire bene il mestiere, diciamo. In merito alle pizze che tu proponi qui nel menù, sei conosciuto per essere bravissimo con la pizza fritta, con i tuoi fritti qui al banchetto Street Food, e poi c'è la pizza che hai proposto a me stasera. Vogliamo parlarne un attimo? Allora, la pizza che ho proposto a te è una pizza abbastanza semplice, un pomodoro d'attilino nostro molto dolce, una bella mozzarella di bufala, ho l'extravergine, un po' di formaggio e tanta passione. Questa è una bella pizza che comunque è molto estiva e va molto. E poi il nostro forte, il piatto forte è proprio la pizza fritta, che è il nostro cavallo di battaglia, diciamo, che vengono qui dappertutto proprio per mangiare questa pizza fritta. Ricordiamolo, cosa c'è nella pizza fritta? La pizza fritta completa. La pizza come fritta viene? Normale, completa, e con ricotta, provola affumicata, cicoli, pepe, basilico e un po' di pomodoro. Non ci resta allora che invitare le persone qui ad assaggiare. Invitiamo tutti quanti ad assaggiare questa pizza, e con la formula soddisfatti o rimborsati.